Amici della Yurtunim, buongiorno. Siamo sabato 2 ottobre 2010 in diretta dalla seconda edizione di Ruotamania a Lignano Pineta. Io sono qui a intervistare uno dei responsabili del club Amici della Topolino Trieste, Carlo. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Che ci parlerà un po' del suo club, un po' della storia, quando è nato, e scopriremo assieme anche qualche curiosità. Allora, cominciamo. Innanzitutto, il club quando nasce, come mai nasce? Perché un po' di storia, qualche piccola perla. Il club è nato nel 1989 da un gruppo di 10 amici amanti della minuscola auto, la 500 denominata Topolino. Oggi siamo arrivati circa 500 soci, non tutti possessori di Topolino. Ok, perciò diciamo sono iscritti anche semplicemente dei simpatizzanti di questa macchina. Simpatizzanti o amanti dell'auto d'epoca o storica. Dell'auto d'epoca. Ok, perciò quindi la storia nasce così: 10 anni fa 10 amici si incontrano in un bar e decidono: facciamo un club. Facciamo un club. Un club di macchine. Amici. Il nostro club è... Sì, appunto, amici della Topolino. Siamo veramente un gruppo di amici, perciò per ritrovarsi e fare qualche gita fuori porta. Ok, perciò quindi inizia tutto quanto da una macchina, 10 amici, e quindi poi esplode la passione. In 10 anni siete riusciti ad aumentare in maniera del tutto notevole, mi sembra, il numero dei soci, perché siete arrivati ben a 500. Sono 21 anni. Ah no, perdono, 21 anni, sì, vero. Vero, 21 anni. 21 anni, quindi non è stato un lavoro da niente. No. Ok, ma come club voi che cosa fate? Diciamo, per le matricole, chi vorrebbe iscriversi al vostro club, qual è il vostro valore aggiunto? Voi fate anche, per esempio, delle uscite? Sì, facciamo delle uscite, abbiamo un raduno annuale. Sì? Un raduno internazionale. Sì? Amici, Topolino. Vengono da, possono venire da qualsiasi parte d'Europa, perché del mondo sarebbe impossibile. Sì. Però nel raduno nostro, ecco, ci seguono anche auto di interesse storico o auto d'epoca. Mm-hmm. Perché non, la maggior parte siamo tutti Topolino. Sì. Quando mi ero fatto il ventennale nel 2009 era solo Topolino. Sì. Però ovviamente date lo spazio anche a... Le persone vengono dai posti più lontani, addirittura dalla campagna. Sì, ok, ho capito. Dalla campagna, dal Veneto, dal Friuli, dall'Austria e anche dalla Germania. Ok, perciò diciamo un club internazionale. E invece per quanto riguarda, diciamo, ai vostri soci, che cosa date? Quanto costa iscriversi al club? Al club viene aggiornata annualmente. Sì? Perché noi siamo anche soci ASI. Ah, ok. Chi entra nel nostro club diventa automaticamente un socio ASI. Quindi pago la quota del... Sia del club che per... La quota del club ASI. Sì, esatto. Ma essere club... Circa sono sui 70 euro. 70 euro all'anno, questo. Esatto, ok, sì. E invece i club, gli iscritti che cosa ricevono? Ricevono dei gadget? No, ma questo è il fatto. Sì. Il fatto di amici, no? Non è che il club deve darti qualche cosa. Sì. No? Sì. Come nel caso mio, no? Sì. Cosa tu puoi dare al club. Ah, ho capito. È una cosa diversa. Mm-hmm. Cioè... Perciò lavorate tutti quanti assieme per lo stesso scopo. Un punto di riferimento che è il presidente, il signor Lombardi. Sì. E poi ha il suo direttivo. Mm-hmm. Nel quale rientro io. Sì. Purtroppo. Ma no, dai, dovete sapere che appunto Carlo si occupa delle pubbliche relazioni del club. Relazioni quando ci sono queste manifestazioni. Sì. Ma tra l'altro io ho visto voi vi divertite comunque come dei pazzi, perché dovete sapere, qua dietro, nascosto dietro questa bellissima costruzione, c'è un prosciutto. L'altra volta c'era una fetta così grande di formaggio, perciò c'è ancora. Anzi, come da buon cristino la birra. Certo.
Ma non può mancarti la birra. Certo, esattamente. Difatti, perciò, quindi un messaggio importante che appunto vogliamo dare è che questo club, prima di essere un club, diciamo è appunto un gruppo di amici, perciò il fatto che loro vengano qui a queste manifestazioni, oltre per mostrare i loro mezzi, che tra un po' vi faremo vedere, perché manderemo anche in onda uno slide di fotografie, sono veramente belle, però dietro c'è proprio il gruppo, l'integrità del gruppo, quindi con quella cosa goliardica che è mangiare il prosciutto tutti assieme, mangiare il formaggio e quindi divertirsi, vero? Questo è la regola. Il motivo principale, cioè divertirsi. Divertirsi. Sì, ovvio che c'è impegno per chi deve far divertire gli altri. Esatto, esatto. Perciò quindi è sempre un grande affare per gli organizzatori. Perché diciamo, lo scopo è quello di rendere piacevole la giornata e quindi anche la manifestazione per i nuovi, tra virgolette, adepti che vogliono conoscere il mondo, in questo caso qua, del Topolino, però funziona generalmente sempre così, appunto nuovi adepti a nuovi soci, giusto? Perciò se vogliamo lanciare magari un messaggio anche ai ragazzi che sono appassionati, perché adesso va di moda ultimamente il ritorno alle macchine vecchie, tutti che ristrutturano le 500 della nonna, le Topolino, le trovate in garage. Beh, la 500, non la Topolino, ma la 500 è la macchina, diciamo, più portata per un giovane. Sì. Un giovane si può divertire di più, si sbizzarrisce. Sì. Non ha, diciamo, non ha problemi che può avere con una Topolino, che è una macchina. Una macchina, ovviamente, un po'. Immatricolata nel 57, quindi sì. Perciò diciamo un po' vecchiotta, avrà 60 anni. Viaggiamo la mia per esempio del 52. Sì. Ha 58 anni. Sì. 58 anni. Così, a curiosità, quanti chilometri fa? Cioè il massimo, il conto chilometri cosa tocca? 50, 60? No, la macchina, diciamo nuova di fabbrica, come all'epoca, 50 anni fa, sì, doveva fare la berlina 95 km l'ora. Ah! La bel vedere, che sono quelli familiari, sì. 90. Sì. Oggi fare 80. 80, perché è stanca. 80 km l'ora, come viaggiare su una Ferrari a 200. Sì, certo. Certo, vibra tutte le porte, si sta un po' stretti. Sì. Comunque sono macchine appunto da altri. Sono macchine, esatto, esattamente. Sono le macchine di papà, qualche volta dei nonni. Mm-hmm. Come qua, ce l'ha qualcuno. Esatto. Macchine per qualcuno che ce l'aveva da quando era giovane. Sì, certo, certo. È ovvio. Io dico questo, abbiamo un interesse storico, cioè un parco storico italiano grandissimo. Ed è peccato che vada perso. Se uno ha una macchina anche di interesse storico, non parlo delle macchine dopo il 90, sì, ma prima del 90. Certo. Perché oggi, per esempio, anche l'ASI non ti ha ristretto. Sì. Prima ci volevano 20 anni. Sì. Adesso ci sono 25. Ok, perciò quindi è diventato sempre una cerchia maggiore. Poi le macchine sono diventate sempre più moderne. Sì. Sempre più semplici. Cioè, non hanno particolari storici, okay. Sono costruite, diciamo così, ma io dico questo sempre anche ai giovani, certo, di prendersi la macchina del papà, del nonno, e restaurarla e andare in giro con quella per divertirti. Tu devi divertirti, okay. È un divertimento. Ok. Beh. Perciò, quindi ragazzi, io proprio con questo messaggio qua vi lascerei, cioè ricordatevi che il motore, quindi anche le quattro ruote sono divertimento. La regola numero uno è divertirsi sempre, in compagnia, in macchina, qualsiasi cosa, divertirsi. E ovviamente se avete delle macchine, iscrivetevi, delle macchine d'epoca oppure delle Topolino, iscrivetevi al Club Amici della Topolino Trieste. Sì, che siamo in via Herrera. In via Herrera? Sì, il numero, aspetta.
qua. Sì, allora vediamo qua. Allora, in via Herrera 4/1, zona industriale Ovest Trieste. Perciò se volete visitare c'è il sito internet che è www.topolinots.com, oppure potete scrivere una mail a topolinots@libro.it o chiamare il numero 040 064 1645. Ti ringrazio, gentilissimo. Adesso io mi fermerò a mangiare un pezzettino di formaggio. Ragazzi, ci vediamo tra pochi minuti con la prossima intervista. A tra poco!